E siamo arrivati alla conferenza delle ore 21, questa conferenza molto attesa, perché tratta di un argomento, per i non addetti ai lavori, molto tabù, un argomento che mette in un certo senso anche una certa paura o anche un rigurgito, sempre per chi non è addetto ai lavori, ma non è così. Stasera abbiamo due grandi personaggi del panorama dell'occulto italiano, giovanissimi tra l'altro, due bravissimi scrittori. Abbiamo Asipio Oscura e Marco Balzocchi, hanno realizzato entrambi, Asipio un paio di testi interessantissimi e Marco Balzocchi altrettanto un testo interessantissimo. Allora io non mi divulgherò molto, vi ringrazio per essere qui nuovamente e lascio la parola a questi ragazzi che oltre ad essere dei conoscitori veramente incredibili della materia, ma soprattutto sono dei grandi amici per me. Grazie e buona conferenza. Al tempo della sua prima mestruazione, una bambina viene inviata nel bosco. I capelli le sono stati raccolti in trecce come quelle di una guerriera o di una sacerdotessa. Reca con sé delle offerte per un'antenata mistica verso il cui tempio si dirige, ma sulla luna troverà un lupo ad attaccarla. Fiaba o verità? Qual è la verità? Vorrei rendere interattiva la serata. Qualcuno di voi dal pubblico può brevemente darmi una definizione stringata di verità? Nessuno. Qual è la domanda? No. Qual è la verità? Cos'è la verità? Una definizione stringata della verità? Ovviamente che non ci zingarelli a memoria. Bene, comunque noi vorremmo renderla interattiva, però questo. Perché davvero la verità è quella che si vuole. Ognuno ha una verità propria, non esiste una verità assoluta. Perfetto. Ottima, ottima risposta. Ottima risposta, ottima citazione, ottimo maestro della letteratura. La verità è un concetto che abbiamo scelto, ha scelto Asipe per presentare al panorama italiano, al panorama esoterico italiano, il progetto satanista della nostra verità. Quindi, avendo rotto il ghiaccio con la prima domanda, passerei io la parola ad Asipe facendola io una domanda. E chiedendole che cosa è il satanismo e che cosa significa essere satanisti. Allora, io innanzitutto vi ringrazio tutti per essere qui. Dunque Marco, la domanda è molto particolare. Io più che dire adesso da chi partire con che cos'è il satanismo, io direi che cosa non è il satanismo. Perché purtroppo è un argomento talmente mal visto che dobbiamo partire necessariamente con che cosa non è, andando a scartare appunto tutti quegli stereotipi, tutte quelle maldicenze infondate che lo vi girano intorno. Dunque, partiamo dalla cosa forse più usata in giro, in cui si sente più spesso anche in televisione, le sette sataniche. Più abusate, giusto. Le sette sataniche, ragazzi, le sette sataniche purtroppo sono una realtà. Sarebbe sciocco dire che non esistono, ma purtroppo ci sono. Ci sono e chi ne fa parte non è un satanista. Non è un satanista perché questa gente sono criminali. Sono semplicemente delle persone che si vogliono ribellare in qualche modo alla cristianità o comunque ad un sistema che evidentemente non li appaga e quindi pensano di fare un po' i trasgressivi dell'occasione andando appunto ad infilarsi in trasgressioni di leggi varie e questo è assolutamente una cosa che ogni satanista serio non accetta e non tollera in alcun modo. Vorrei aggiungere che spesso questo, visto che l'argomento ha toccato per primo questo tasto, viene in seguito a una comprensione appunto, come diceva Silvia, distorta di che cosa.
cosa è il satanismo. Allora si comincia il non satanista che entra nella setta, inizia a contemplare una realtà fisica del male e a metterla in scena, diciamo, usiamo questo termine forse non proprio adatto, in quanto non ha compreso la vera essenza del male, non tanto come male fisico appunto, ma come male, usiamo un altro termine proprio filosofico, quindi da contemplare come oscurità nella quale calarsi per misurarsi con se stesso, quindi da una cosa che comporta introspezione, comporta ricerca, comporta studio, travisandola diventa appunto il delitto della setta o il comportamento anche della setta che isola, e c'è una superficialità del concetto di oscurità e di male, così come c'è anche il concetto di oscurità, di luce, scusate, di bene alla fine. Io parlavo prima dell'intervista che abbiamo fatto di una sorta di commercializzazione di questi temi così di frontiera, perché poi in realtà non sappiamo bene dove finisce il bene e inizia il male. Quindi questa commercializzazione ha svilito in un certo senso l'essenza pura del male, perché vi è un'essenza pura del male, per quanto a alcuni possa sembrare strano, che va contemplata in un percorso iniziatico, e l'essenza pura anche della luce, ed ha ovviamente compromesso la confusione, da cui poi la setta, il santone, l'omicidio rituale e tutti i vari topoli che i giornali ci propinano quotidianamente, credendo di parlare di satanismo. Scusate, mi sono dilungato un po'. Uno dei punti focali, infatti, il problema principale è quando si esagera, tra virgolette, quando si diventa estremi. Cioè, quando si enfatizza troppo l'oscurità e la parte, fra virgolette, del male, o viceversa, quando si tratta troppo di luce, di bene, di volere cose belle tutti quanti. E anche questo è sbagliato, perché un satanista che si rispetti si occupa principalmente di trovare quell'equilibrio tra il concetto di bene e il concetto di male. E non si, come dire, non si vergogna di andare ad approfondire il suo lato oscuro, come lo abbiamo tutti, ogni essere umano, non lo ripudia e anzi cerca di accoglierlo in qualche modo e di esaltare appunto sia il suo aspetto più oscuro, più intimo, di andare a scavare proprio nel suo abisso interiore, così come cerca anche di espandersi nella luce, in tutto ciò che è, potremmo dire, positivo. C'è una bellissima immagine che mentre Asif parlava mi è venuta in mente, che molti, anche qui molti pseudo satanisti hanno travisato. Si tratta dell'immagine dell'albero della vita, dell'Eden, nella Kabbalah, e molte correnti satanisti accolgono questa filosofia, vi è un albero del male, invece che Sephiroth, invece che sfere luminose, a sfere clifotiche. Ecco, il satanista vero che si rispetti è tenuto comunque sia a indagare questi mondi e a conoscerli, e quindi diventa più una filosofia esoterica, vogliamo chiamarla, o una spiritualità. È sicuramente poco condivisibile in un gruppo, anche per questo se ne parla male in gruppo, perché poi ci sono molte sfaccettature che vanno poi a scontrarsi con il bagaglio culturale e emotivo anche di chi va a seguire un percorso. C'è chi arriva prima, chi arriva dopo, chi si ferma anche, perché non è un percorso per tutti, proprio in virtù di questa di questo scendere nel proprio abisso interiore. Diciamo che non tutti riescono ad accettarsi in qualche modo. Diciamo che, ecco, essere satanisti significa tirar fuori quella che è la propria natura senza nessun velo addosso. Proprio significa mettersi a nudo e riuscire a padroneggiare se stessi in tutto. Quindi anche e soprattutto quel lato più intimo e profondo che magari solitamente si cerca di rinnegare in qualche modo.
Quindi è un percorso assolutamente non per tutti, per forza di cose, non perché non li vogliamo, diciamo. È che proprio è una sfida, è qualcosa che richiede coraggio, ma anche per il semplice fatto dell'accettazione degli altri, perché purtroppo, come immagino ben sappiate, vai a dire a qualcuno che sei satanista e ti si mangiano vivo, ti sterrorizzati, pensano che sta un uomo che può fare. Quindi anche ammettere agli altri quella che è la propria natura spirituale o non spirituale, perché poi vedremo, possiamo dire. Certo, vedremo che appunto la spiritualità c'entra e non c'entra nel satanismo, dipende da varie cose che tra poco elencheremo. C'è una cosa che mi piace sottolineare, io sono quello delle postille. Se ci pensate bene, il nostro occidente ha avuto il terrore del demoniaco nel Rinascimento. Ora voi aprite qualsiasi libro di storia, qualsiasi libro anche di filosofia, e vedrete che la cultura che ha messo l'uomo al centro dell'universo era proprio quella rinascimentale. Questo per dire quello che diceva Silvia, quando ci si propone come satanisti gli altri si spaventano, perché di contro ad un'evoluzione che prediliga il potenziale umano c'è sempre una paura di un potere costituito o semplicemente anche del pensiero comune dell'oltre, dell'altrone, e quindi di conseguenza sorgono gli incubi e arrivano i diavoletti rinascimentali con tre facce. Nascono gli incubi, esatto. A proposito di nascere, tutte queste idee, questi input che ti abbiamo dato nel tempo hanno originato varie correnti, sulle quali è bene soffermarsi prima di approfondire il discorso, perché sono molto importanti per comprendere sia la scena satanista nazionale ma anche internazionale, sia il percorso che si deve fare, perché magari vi è congeniale più una corrente di un'altra. Assolutamente sì. Dunque si pensa che il satanismo sia, come dire, uno solo, ci sia un solo modo di concepire il satanismo. In realtà di correnti ce ne sono veramente tantissime. Noi oggi vi parleremo delle tre principali, più importanti e più conosciute. Ci sono, come diceva anche Marco, proprio delle ramificazioni di questo grande albero che è il satanismo. E sono tre correnti distinte e separate, molto diverse tra loro. Spesso a volte anche in guerra. Sì, molto spesso in guerra tra di loro, lasciamo stare. Guerra sterile, assolutamente. Dunque, io passerei ad elencare queste correnti. Dunque, forse quella più in voga, diciamo, quella più diffusa, potremmo dire, è il satanismo teista. Il satanismo teista è quella branca del culto che prevede Satana, la figura di Satana, come un'entità reale e vivente, diciamo, senziente, a cui potersi appellare proprio come una divinità. Nel satanismo teista la cosa principale che gira intorno a questa corrente è la ricerca della conoscenza. Questa è una cosa che accomuna in realtà tutte le correnti, ma nel teismo in particolare credo che sia proprio la base. Conoscenza intesa come? Innanzitutto uno studio profondo di libri, quindi su carta proprio a livello intellettuale, ma anche e soprattutto forse una conoscenza diretta e pratica, quindi esperienziale, assolutamente, quindi proprio un approcciarsi al tema magico, alla magia, perché nel satanismo la magia è fondamentale e soprattutto ecco in questa corrente che vi ho appena descritto, una conoscenza proprio a livello pratico, quindi andare a praticare effettivamente magia per tentare questo approccio alla divinità, al demone, ma non solo al demone, perché fortunatamente potremmo definire il satanismo come un culto molto, molto aperto e non chiuso alla sola gerarchia.
energia demoniaca. Un satanista potrebbe evocare, per ipotesi, qualsiasi tipo di divinità di qualunque tradizione pantheon. Diciamo che ecco, le schiere demoniache sono quelle più affini a noi, ma nessuno vieta di poter approcciarsi agli altri. Quindi, insomma, cercare questo contatto con il divino e elevare se stessi a divinità. Quindi riuscire in qualche modo a diventare dei, a diventare proprio divinità pari ai demoni o a qualsiasi altro dio o dea a cui ci si avvicina. Questo presuppone ovviamente anche una sopravvivenza alla morte in un certo senso, una non disgregazione della coscienza e possibilità di altri cicli. Al momento, voglio essere onesto, non so dirvi se di vita o di, però comunque sia presuppone che la coscienza e il sé sopravviva alla morte, perché non è detto, come ci ha insegnato la favoletta della Chiesa, che si muore, si va di là, si fa i piccioni, si dà la luce o l'arpa. La nuvoletta. La nuvoletta, esatto. Questa era la prima corrente teista, Theos, Dio, dal greco. Sì, questa è la, come dicevamo prima, la corrente più diffusa che troverete di più, ecco, approcciandovi ad altri satanisti. Poi abbiamo il satanismo razionalista, che è relativamente recente, comunque nasce più o meno con Lavey, che è stato il padrino di questa corrente e ha dato un grandissimo contributo appunto al satanismo, specialmente in America. E la sua dottrina, potremmo chiamarla dottrina, filosofia forse è meglio, la sua filosofia ci insegna che la figura, la simbologia di Satana, quello che rappresenta per l'uomo, non ha necessità di affiancarsi ad un'entità reale. Quindi, detto in più stretto, i razionalisti non credono nel Satana come divinità, come entità reale, e quindi si occupano principalmente della sua simbologia, di ciò che rappresenta. Questo viene fatto anche e soprattutto con, mi perdonerete, un vuoto di memoria, non ricordo come si chiama il creatore dello psicodramma, che è in sostanza la ricostruzione di un determinato momento attraverso una complessa simbologia che non vi sto a spiegare. Comunque, ecco, il rituale, fra virgolette, del veiano o del razionalista, almeno io stanno gli scritti di Lavey, poi io non pratico questa via, prevede anche l'utilizzo dello psicodramma come sorta di rituale, diciamo, rituale però è un termine improprio, perché... Guarda, allora, lo psicodramma sì, credo che si possa semplificare per il nostro pubblico, è un po' come quando si cerca di creare quell'atmosfera adatta che vada un po' a rievocare in noi stessi determinate emozioni e sensazioni. Praticamente Lavey sosteneva che attraverso questa sorta di effetto placebo, se vogliamo definirlo così, l'uomo riesce a fare magia, nonostante, ripeto, nel razionalismo non si crede nella magia intesa come posso spiegarlo, Marco? Beh, come chiamiamo la scienza, sì, la scienza rituale. Sì, esatto. E quindi attraverso lo psicodramma l'uomo riesce a fare magia. Si mette, diciamo, nella condizione mentale adatta per poter praticare questa sorta di magia, termine improprio, come tu hai giustamente sottolineato. Sì. L'ultima corrente, che diciamo tra quelle principali, è quella che io adoro di più, in particolar modo, nonostante sia anche la più mal vista, e parliamo del tradizionalismo. Dal tradizionalismo nasce il satanismo. Vuoi o non vuoi, purtroppo molti satanisti rifiutano questa cosa perché, non so, forse si vergognano un po'. Il tradizionalismo è quel tipico
tipo di satanismo brutto a vedersi, nel senso quello dalle tinte più oscure, quello più misterioso, sì, quello anche più blasfemo, anche più teatrale. Ed è da lì, da questa corrente, che nasce il satanismo. E purtroppo molti di noi non riescono ad accettare questa cosa, perché vedono appunto la blasfemia. Uno dice: ma come, noi cerchiamo tanto di far vedere che non siamo così. Il problema è che il tradizionalismo molto spesso viene confuso con l'acidismo. L'acidismo fa parte di quel discorso che abbiamo fatto all'inizio sulle sette sataniche. Quelle persone che fanno ipotesi sacrifici umani, sacrifici animali, profanano le tombe, tutto ciò che riguarda la criminalità associata al nome di Satana, vengono definiti satanisti acidi. Per fortuna, insomma, tradizionalismo e acidismo sono due cose completamente diverse e non c'entrano niente l'una con l'altra. Quindi io sono convintissima che purtroppo molte persone vedano di malocchio proprio il tradizionalismo per la causa di questa confusione che si fa, perché vuoi o non vuoi purtroppo un po' si somigliano, hanno dei punti in comune, come la blasfemia, come anche l'uso di immagini comunque sia forti, usiamo questo termine. E sono cose comunque quelle del tradizionalismo che hanno un loro significato, non sono ecco, soltanto un modo di essere trasgressivi, hanno un significato profondo comunque. Sì, ci torneremo sicuramente, perché comunque il tradizionalismo ha tutta una serie di, chiamiamoli anche qui propriamente, luoghi comuni, il vestire di nero è uno dei tanti, che tuttavia possono essere spiegati alla luce di un tentativo di ricostruzione di una filosofia satanista più genuina possibile, per quanto questa sia un'impresa non da poco. Tuttavia, diceva Assite, che le due correnti si somigliano, e questo purtroppo ha dato adito a tantissima confusione. Però ecco, se anche qui vi porto un esempio storico, se voi prendete i fratelli, io definisco i fratelli di Grimoire, che sono, i Grimoire sono testi di magia pratica, di solito sono pieni di sigilli, cioè lo dico ma qua credo che lo sappiano tutti. E se voi prendete quelli che io chiamo i fratelli di Grimoire, che sono i trattati di neotecnica, che sono anche questi durati per tutto il nostro medioevo, Rinascimento e anche oltre, li vedrete pieni di figure orride, bestiali, con tre volti, con la faccia qua, mostruose, grottesche. E tuttavia queste figure servivano per dare degli insegnamenti, questo qualsiasi testo di arte ve lo può dire. È una simbologia non compresa ancora oggi, sì, da molti. Sì. È una simbologia molto forte, perché insomma alcune immagini sono veramente... Però ecco, il satanismo tradizionale ha memoria anche dell'uso di immagini forti per questo motivo, perché condensano in sé insegnamenti che altrimenti, vuoi per convenzione, vuoi per formazione caratteriale, ci metteremo molto di più a metabolizzare, mentre magari te la mette lì e ti dice: ok, questo è, meditaci. Non è una cosa comune al solo satanismo, perché in maniera differente però concettualmente simile, la meditazione del massone davanti al teschio ha anche questo significato. Quindi, come vedete, oppure se prendete un qualsiasi trattato alchemico, draghi, serpenti, leoni, gente smembrata, cioè sembra, è un film, è slatter, però hanno un loro preciso significato, e in questo il satanismo tradizionalista si riaggancia alla tradizione. Ecco, a proposito di tradizione, Marco, mi rilascio a questa cosa che hai detto. Purtroppo oggi, se vi fate un giro anche su internet, dove i satanisti ce ne sono veramente tantissimi, nel mondo virtuale veramente c'è un abisso.
vi si apre un mondo di satanisti. Purtroppo ho notato nel tempo che si stanno perdendo proprio i valori della tradizione. Si sta cercando di umanizzare qualcosa che di umano non ha niente, si sta cercando di rendere in qualche modo accettabile una figura come Satana, che per quanto uno può cercare di trovare i lati positivi di lui, comunque non possiamo definirlo come un'entità benevola e benefica in tutto. È un'entità giusta nel senso proprio di giustizia, ma allo stesso tempo severa. Completa. No, esatto. Non possiamo farla passare come un'entità di bene, di vogliamoci bene tutti quanti, amore, fratelli e sorelle tutti quanti, perché sarebbe una cosa veramente ridicola, ridicola. Il satanismo ha il suo lato oscuro ed è bene ricordarlo, è bene metterlo in risalto, perché è proprio il fulcro del culto. Il lato oscuro c'è, esiste, lo abbiamo, ed è assurdo doverlo rinnegare per farlo passare per qualcosa che non c'è, che non esiste. Asifio Oscura mi dà il là per passare a un argomento che ci sta molto a cuore. Molto a cuore. Una piccola bispolemica. La piccola bispolemica è questa. Asifio dice Satana è un'entità completa. Ok. Allora, specialmente su internet, specialmente negli ultimi tempi, la figura di Satana è stata accostata a molte divinità tradizionali e soprattutto grazie, virgolettato, capirete l'ironia, grazie al lavoro di autori come Zachariah Sitchin, è stato associato alla figura di Enki, il dio babilonese della sapienza. Allora si è voluto trovare un sigillo sumero dove c'è l'albero con la mela, c'è il serpente, che poi in realtà sono dei bastoni, non c'entra niente. Non fidatevi. Forzature. Esatto, sono forzature e letture molto forzate. Ecco, vorrei spendere proprio due parole su questo. La figura di Enki è anch'egli completo. Anch'essa, scusate, completa come la figura di Satana, però è diverso, perché brevemente Enki ha moltissime sfaccettature come le divinità sumere, perché è di origine sumera, poi è passata dai babilonesi con nome di Ea, però ha come tutte le divinità babilonesi, innanzitutto non è né buono né cattivo, perché io ho indagato per tanto tempo mondo sumero e babilonese e vi garantisco che di demoni de facto ce ne sono pochissimi veramente. Comunque poi magari avremo modo di parlarne un'altra volta, se no si apre l'enciclopedia. Enki è, come tutte le divinità, buono, paterno, gentile, consigliere, all'occasione traditore, all'occasione saggio, all'occasione stolto, all'occasione è il maestro di sapienza, all'occasione è un trickster, all'occasione è qualsiasi cosa. Quindi prendere tre aspetti di Enki e dire ok, questi tre aspetti fanno di lui Satana, rende la figura completamente manchevole della sua vera essenza e la decontestualizza. Qua il problema più grande, Marco, sono convinta che sia il fatto che molte persone si accostano soltanto a una sfumatura delle tante, magari anche per via di un sincronismo, esatto, del momento. Si fanno dei sincretismi che veramente, ragazzi, non stanno né in cielo né in terra, e purtroppo ci sono persone che vanno dietro a queste assurdità senza andare ad indagare nel profondo quanto effettivamente può essere plausibile o meno. Noi ci siamo sentiti in dovere di fare questa postilla, chiamiamola così, perché purtroppo è veramente molto diffusa l'idea che Enki e Satana siano la stessa cosa. E un discorso del genere, Marco, potremmo farlo anche su
Satana e Lucifero. Assolutamente sì, assolutamente sì. Perché molte persone si chiedono: ma Satana e Lucifero sono la stessa entità, sono due cose diverse, come funzionano? Io sono fermamente convinta che Satana e Lucifero siano due aspetti della stessa medaglia. Quindi diciamo che è una questione molto soggettiva, molto, molto personale, non si capisce bene effettivamente se siano realmente due entità separate o se siano appunto due aspetti diversi della stessa entità. Ognuno la pensa un po' come crede della sua esperienza. Se posso aggiungere le interpretazioni più gettonate, stasera sono in vena dei termini impropri, scusate. Siamo emozionati, ragazzi. Le interpretazioni più gettonate dicono che, appunto, almeno stando alle mie ricerche, Satana è una parola ebraica, in realtà è somera perché viene da Shatamu, il quale era l'amministratore templare, e tecnicamente l'amministratore templare del Tempio Sumero era il Dio, che poi delegava l'uomo, però era il Dio, quindi gli dei sumeri erano chiamati Shaddam. Ma oltre questo non c'è poi quella sincronicità di fondo. Mentre Lucifero viene dal Luciferre, potete leggere il Sidoro di Siviglia, che è uno di quelli che lo menziona, perché la Vulgata biblica che tutti citano in realtà diceva Lucifero nell'originale, è il portatore di luce, il quale ha il suo equivalente anche celeste in Venere, perché era identificato, esatto, stesso il mattino, anche qui scissa in due precise, perché quella mattiniera è femminile, quella maschile è serale, quella serale è maschile, quindi anche qui o viceversa, scusate l'emozione, gioca tutti i tiri. Comunque, cos'è successo? È successo che a un certo punto è arrivata appunto la Vulgata e ha fatto un casino pazzesco, perché la Vulgata ha infilato Lucifero come avatar del re di Babilonia Nabucodonosor, che maledetto dagli dei, dagli Avea, è impazzito e ha pagato come un animale per anni sotto questa maledizione. Quindi dice: cara di Babilonia, anche tu, sovrano, cadi, stella del mattino, apriti cielo. Da lì si è cominciato a chiamare il diavolo Lucifero. Tuttavia, come diceva Asife e come è dimostrato il discorso dello Shaddam Sumero, le due figure sono lontanamente accostabili e forse facce di una stessa medaglia, e forse addirittura, mi spingo a dire, ma la butto lì anche come traccia di ricerca, due inviti a un tipo di via di evoluzione non completamente dissimili, ma comunque un po' come se avessero la stessa radice, poi esatto, si dividono. Esatto, nel mio libro sostengo la tesi che la radice è il culto della grande dea, che per i babilonesi era Ishtar, per i fenici era Astarte, che fu ovviamente mi viene brutto dire questa parola, che fu ovviamente maledetta dalla Bibbia, perché aveva corrotto Salomone, l'uomo che aveva la sapienza. Comunque, concludo questo pezzettino, ci tenevo a dirla sta cosa, che non pensiate che il sincretismo e la confusione delle divinità sia una novità dell'era di internet, perché il primo a fare una cosa del genere, cioè a prendere gli dèi, in questo caso greci, e gli dèi di Babilonia, e a dire ok, Giove e Marduk, cose, è stato Teucro, un sacerdote babilonese cresciuto in Grecia, se non mi sbaglio, nel secondo secolo d.C. e lui ha associato alle costellazioni le divinità greche e babilonesi. Ora vi faccio l'esempio: Ariete Marduk e Ariete Giove, ok? E lui ha scelto questa. Il suo testo dovrebbe essere stato stampato nel 1900 da Franz Boll, ovviamente mai più ristampato perché le cose belle le chiudiamo di cassetti. Tipico. Tipico.
Ecco, questo tenevamo molto a, a sottolineare. Ma guarda Marco, allora, abbiamo parlato delle correnti, abbiamo parlato dei vari sincretismi assurdi, ribadisco, ma non abbiamo ancora detto effettivamente questo satanismo che cos'è, e che cosa, su cosa si sviluppa e a cosa serve in un certo senso, a cosa porta. Quindi io direi di spiegarlo. Allora, partiamo dal concetto che la via del satanista è individuale. Quindi questo significa che ognuno lavora da sé, per sé, da solo. Difficilmente vedrete satanisti riunirsi in qualche posto strano a fare rituali particolari. Sarà molto difficile, ognuno ritualizza, celebra, se vuole farlo, nella sua intimità. Il satanismo a che cosa mira? Mira alla propria evoluzione interiore affinché il proprio spirito, la propria anima, si innalzi appunto a diventare una sorta di divinità, quindi riuscire a padroneggiare innanzitutto se stessi, perché sappiamo che dominare gli altri può essere semplice, dominare se stessi un pochino di meno. Siamo spesso troppo indulgenti. Assolutamente. Quindi si cerca di innalzare se stessi e riuscire a padroneggiare ciò che ci circonda, quindi qua entra in gioco il fattore magia, quindi riuscire ad influenzare gli eventi, le persone e tutto quanto in base a quella che è la nostra volontà. E quindi continuare in questa via infinita, poi, perché non si arriva mai. È molto, molto lunga come cosa, e infatti mi fanno un po' sorridere quelle persone che si sentono arrivate, quelle persone che dicono: ah, io ho fatto questo, io ho fatto quello, io ho finito. È finito, sarà, non è neanche iniziato. Io riassumo questi concetti definendoli una sorta di religione filosofica. Mi piace spiritualità filosofica, mi piace di più la religione fatta di dogmi. E spiritualità filosofica perché, appunto, come dice Asife, innanzitutto non si può, è individuale, quindi come la vera spiritualità è individuale, nessuno mi venderà, nessuno che abbia una vera spiritualità la stenderà mai in cambio di qualcosa, perché comunque prima di far male a voi, a quello che sta vendendo, fa male a se stesso, perché come si dice, sminuisce la sua preparazione, quindi nessuno vi svenderà mai la spiritualità. Filosofica perché comunque sia il satanismo è in un certo senso la ricerca anche della gnosi, gnosi conoscenza, quindi acquisizione di livelli di sapere superiori e attraverso un percorso ben definito che poi a grandi linee è simile. Quindi io la definirei più così, se dovessi dare una definizione, filosofia spirituale, che è un modo forse per addolcire la pillola, potrebbe pensare qualcuno, però in realtà il cammino è questo, perché questo è, quindi non credo che ci possa essere, almeno per conto mio, un'altra definizione più precisa. Marco, io farei una cosa, visto che a me non piace molto stare in cattedra a fare il monologo, quindi vorremmo che questa oretta passata insieme fosse quanto più interattiva possibile, quindi vorrei sapere da voi se ci sono delle domande, dei cruci, delle curiosità che volete togliere, che magari vi possano aiutare. Sì, voi interrompete pure e dite. La terminologia sana, come termine per sé, diciamo che conviene, però è anche vero che in ebraico che Satana era il Satana, cioè il detentore di giustizia, riferito a un mestiere, quello del pubblico ministero della pubblica accusa nei tribunali. Quindi di fatto anche il termine sostanzialmente poi viene corrotto
in maniera tale da farlo passare per il male, quando di fatto la figura del Satana è il detentore di giustizia. Quindi questo poi porta nei millenni, a mio avviso, porta nei millenni alla distorsione totale di quella che è la spiritualità del concetto stesso, e quindi la fine viene fuori dal satanismo tradizionale, diciamo, tramandato dalle generazioni, ne viene fuori quello acido che alla fine non sono altro che i terroristi della Chiesa, sostanzialmente. Questo è il mio avviso. Volevo chiedere il vostro pensiero in merito a questo. Allora, tu hai detto una cosa molto bella, perché tu hai detto i Satana. Effettivamente i primi testi parlano dei Satana. Ora, c'è, cioè, questo è molto comico, a me fa, ti ringrazio per averlo ricordato, perché a me fa sorridere, perché ogni volta che si parla di Satana mi dicono, ok, parola ebraica, no, io ho detto parola sumera, e non indicava un dio, ma indicava un gruppo di dei, quindi le scritture vengono da dopo la cattività babilonese. Noi sappiamo che i babilonesi usavano il sumero come noi usiamo il latino, quindi ci sta benissimo. Quindi ti dicono, no, non c'è prova, ok, va bene, quell'angioletto lì cos'è? Un cherubino. E i cherubin cos'erano? Ah, i cherubin erano i tori alati dei templi babilonesi. Allora perché quello sì e l'altro no? Perché probabilmente il discorso dei Satana proviene, secondo me, ti ripeto, da questa demonizzazione dei dei delle culture vicine, che erano visti come i Satana, appunto, i Shatammu. Però ti ripeto, la storia ufficiale accetta che i cherubin vengano dalla Babilonia, ma per i Satana no. Non si sa perché. Forse non erano, visto che siamo in tempi di governi, forse non erano per l'Europa, quindi li hanno censurati. Battuta sull'attualità. Estemporare un po' la tensione. Altre domande? Dai, siete coraggiosi. A me piace l'interazione, perché poi qui ho altri punti. Però allora, diciamo che anche. Dica. Dicevo, per esempio, che molte volte anche la divinità egiziana sempre viene affiancata. La divinità? Sempre. Tipico. È quasi un classico. Il discorso è, penso che sia più vero come quando Marco ha parlato appunto dell'associazione a Enki, ci sono delle caratteristiche sicuramente simili, sicuramente che possono dare un po' quell'illusione che possono somigliarsi, ma ecco, si tratta solo di una somiglianza, perché parliamoci chiaro adesso, se una divinità la chiamano in un modo e un'altra se la chiamano in un'altra, ci sarà un motivo. Oltretutto, appunto, come diceva Marco prima, non bisogna pensare che solo perché due entità hanno un paio di cose in comune, allora devono per forza necessariamente essere la stessa. Purtroppo però vediamo come al giorno d'oggi invece è molto diffusa questa moda dei sincretismi. Io vi butto lì, ci sono domande, interrompetemi pure. Io vi butto lì, comunque, a proposito di sincretismi, un esempio classico mio di ricerca, non divulgato, lo dico qui per la prima volta, e a quanto mi risulta nemmeno indagato. Ritorno alla mia cara Babilonia, sappiamo che il sapere astrologico di Babilonia venne salvato ad Arran, e sappiamo che da Arran partirono le scuole scrivali che influenzarono la cultura greca, e i greci, questo lo dice Giuseppe Lezza, lo dice Fritz Sachs, insomma lo dicono fior fior di studiosi, sappiamo che i greci attinsero il sapere astrologico dalle scuole scrivali di Arran. Allora io sono andato a vedermi, non esistono moltissimi testi di Arran purtroppo, però sono andato a vedermi in sumero cosa
si può, che cosa significa, che cos'è il sapere astrologico e la scuola del sapere astrologico. Ho detto, ma facciamo questa prova. Sono andato a vedere, ho visto scuola, casa, e tuba, e ok, stella, mul, ok, sapere che sum. Quando l'ho letto mi si è accampanato la pelle, è mul che sum, e mi è venuto in mente il famoso De Negeton, per assonanza di parole, che raccoglie i sigilli goetici, non a caso il numero di 72, quindi 36 e 36 come anni astrologici. Ora, tutto questo io avrei potuto sbandierarlo come una rivelazione se non avessi io stesso avuto paura del sincretismo che fa prendere abbagli colossali. Le poche persone a cui l'ho manifestato, come a Sife, mi hanno detto, caspita, però l'etimologia sembrerebbe confermarlo. Però capite che se io ho avuto riserve nel dire queste cose qua, perché magari poi potevo influenzare qualcuno, per carità, figuratevi il danno totale che si è fatto a scrivere anni e anni e anni Satana è sette, cioè sto polo sette, se ci avete le buone qualità, con tutta la possibile buona volontà, dice no basta, ne seguo, ne mando il fuoco e attaccate. Questo povero Satana ce lo mettono sempre. Ce lo mettono sempre. Ovunque, tutte le culture varie. Esatto, sì. Che poi comunque ripeto, dei lati archetipici ci sono, per carità, perché poi il concetto di bene e male, chi più o meno ce l'hanno tutte le culture, ripeto, la Babilonia era assente finché il fedele non si rapportava in un certo modo alla divinità, quindi bene o male. Allora, se c'è qualche ultima domanda. Se una persona volesse approcciarsi al satanismo per conoscerlo meglio, approfondire, che cosa gli consiglieresti? Io non vorrei essere di parte, giuro, però ho constatato nel tempo che purtroppo libri sul satanismo, poca roba, nel senso che di satanismo hanno parlato sempre solo gli altri. Satanisti che hanno scritto per i satanisti non ce ne sono stati granché. Non ce ne sono stati, quindi cosa ho pensato di fare io qualche anno fa? Ho detto, visto che nessuno si butta avanti per dare un po', per buttare quelle che sono le basi del nostro culto, lo faccio io. Quindi io ho scritto due libri che attualmente in Italia, ovviamente io parlo dell'Italia, sono, a parte ecco i testi di Lavey e sono gli unici due testi italiani che trattano l'argomento appunto per i satanisti. È scritto da una che ne sa. Quindi insomma, per chi vuole approcciarsi appunto per la prima volta a questo punto così tabù, io sinceramente consiglio appunto questi due miei libri. Il nostro tempo sta per scadere, mi dicono, quindi io vorrei rubare un attimino per l'ultima volta la vostra attenzione. Sì, che non sa niente, se trovate in scaletta un misterioso mio intervento che sarà brevissimo, ma però devo farlo. E per spiegarvi un attimo un nesso fra Sermoneta, l'alfabeto ebraico e la creazione. Oh! Chi conosce questo libro? A leggerlo! Trilogia della rota di Enel. Lui a un certo punto dice, lo consiglio caramente se riuscite a trovarlo, lui a un certo punto dice una cosa bellissima, dice: la creazione nell'alfabeto, nelle lettere dell'alfabeto ebraico, quindi serve di Yetzirah e tutta questa mistica ebraica che serve bellissima in dare, nasce da una situazione molto particolare. C'è una linea che è piatta,
che non ha stimoli. A un certo punto arriva uno shock, il potere arriva, batte da una parte e la linea fa, e qui abbiamo. Dall'altra parte la linea che aveva il potenziale nell'abisso lo estrae dall'abisso e lo fa esplodere in una sinfonia di creatività, e lì nasce l'atto creativo. Noterete che l'atto creativo è nato in seguito all'unione di due forze. Noterete che l'atto creativo è nato in seguito allo shock che queste due forze hanno fatto su una situazione di carta piatta. Cosa c'entra con Sermoneta? C'entra che questo festival è una rivelazione, è creativo e lo hanno organizzato due A, Asif e Alessio. Vorrei innovazione per questi ragazzi. Vorrei innovazione perché la loro grandezza, siete fantastici. Allora io vorrei ringraziare tutti voi per essere qui ancora una volta ed essere rimasti soprattutto dall'inizio alla fine. Vorrei ringraziare Alessio che con me ha organizzato tutto questo, e ringrazio Marco soprattutto in particolar modo che si presta sempre a queste conferenze con me, mi sopporta quotidianamente. Sei tu che sopporti a me, sono nervosa. Mi sopporto volentieri. Grazie a te. Grazie a tutti.